Oggi parliamo di light spinning. Cari amici, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti qui sul canale. E l'evoluzione a cui stiamo assistendo nella pesca e soprattutto nella pesca spinning sta portando alla nascita di alcune sottocategorie di quello che è lo spinning classico comunemente conosciuto. In questo video andiamo alla scoperta di quali sono le sottocategorie di cui stiamo parlando oggi e nel dettaglio ci occuperemo del light spinning, parlando anche di attrezzature, parlando di tecnica, parlando di esche artificiali, parliamo a 360 gradi, dando delle definizioni e degli aiuti a chi da poco si sta avvicinando o vorrebbe avvicinarsi a questa tecnica di pesca, ma con degli spunti di miglioramento anche per chi è già più tecnico, più pratico e cerca dei suggerimenti per migliorarsi. Guardiamoci la sigla e partiamo. Andiamo! Ho preparato dei documenti a supporto per far capire meglio l'argomento che trattiamo oggi. Iniziamo soprattutto per quanto riguarda la definizione dello spinning e andiamo ad esaminare le sottocategorie in cui riusciamo a suddividere la pesca spinning moderna. Il parametro da considerare che ci va a dare delle indicazioni sulla tecnica di pesca che stiamo facendo e sulla tipologia di spinning che vorremmo fare è la misura della grandezza, del peso, delle esche artificiali che noi utilizziamo o che possiamo utilizzare. In questa scala di misure, come potete vedere in questa slide, si parte dagli 0 grammi fino ai 50 grammi, che è un po' un limite teorico a cui noi possiamo tendere nelle varie tipologie di esche artificiali come grandezza. Per cui, utilizzando esche artificiali che vanno dai 3 ai 10 grammi, staremo facendo il light spinning, ovvero uno spinning leggero. In questa ulteriore slide invece vi mostro la grammatura, il peso di esche che vanno ad identificare la pesca ultralight, comunemente conosciuta anche come light rock fishing. Il discorso è valido sia per quanto riguarda la pesca in acqua dolce, ma in tutti gli altri habitat, quindi comunque queste indicazioni valgono a prescindere dall'habitat in cui noi praticheremo la nostra azione di pesca. In quest'altra slide invece vi mostro in che modo possiamo definire lo spinning medio. Utilizzando esche che vanno tra i 10 e i 30 grammi di peso staremo facendo uno spinning medio. A completare un po' quella che è la nostra panoramica che stiamo facendo sulle tipologie, sulle sottocategorie della pesca spinning moderna, in quest'altra slide, sempre con la stessa metrica, utilizzando esche artificiali che vanno da una grammatura di 20 fino ai 50 e passa grammi di peso, staremo facendo uno spinning heavy o comunemente definito uno spinning pesante. In questa ultima slide invece vi vado a sovrapporre tutte le varie tipologie, sottocategorie ordinate per grandezza di peso, per farvi rendere conto di cosa parleremo in questo nostro video oggi. Oggi parleremo di light spinning, quindi nella panoramica che potete vedere in questa slide delle esche artificiali ordinate per grammatura, ci vanno a definire anche la tipologia di spinning che faremo. Quindi partendo da 3 fino ai 10 grammi staremo facendo light spinning e oggi parleremo di questa branca, se così possiamo definirla, della pesca spinning moderna, identificando anche insieme le attrezzature, le esche artificiali, gli habitat dove potremmo praticare questa tecnica di pesca e anche un po' i predatori. Parliamo adesso delle attrezzature e partiamo dalla canna. In questa slide ho inserito quali sono le caratteristiche che deve avere una canna per praticare il light spinning. Possiamo trovare sia canne a due pezzi,
sia monopezzo. La caratteristica della due pezzi è quella di essere più facile da trasportare sia in auto che in barca, mentre la caratteristica principale della canna monopezzo è quella di avere una maggiore sensibilità rispetto alle altre canne. E ovviamente questo fattore dipende anche dalle caratteristiche costruttive del materiale, dalla percentuale del carbonio inserito nel fusto e dagli accessori che vanno a corredare la nostra canna da pesca. Inoltre, un buon compromesso potrebbe essere una canna a due pezzi con il manico offset, quindi abbiamo la parte del manico e poi abbiamo tutto il restante fusto della canna. Quindi in questo modo, con questa opzione, terza opzione, noi preserviamo la sensibilità che ci dà un fusto integro alla comodità della due pezzi, quindi alla praticità di una canna a due pezzi. Parliamo anche della lunghezza della nostra canna ideale per il light spinning. Ho identificato una fascia, un range di lunghezza che va tra i 2,10 m e i 2,40 m. Una canna corta ci permette una maggiore attitudine verso le fasi di recupero, verso la gestione delle fasi di recupero dell'esca artificiale, soprattutto se utilizziamo esche molto tecniche, come potrebbero essere i lipless, ma del capitolo esca ne parliamo poi, a differenza di una canna un po' più lunga che in tante occasioni ci dà quella minor risposta, minor prontezza nella gestione dell'esca artificiale rispetto a una canna corta. Come pro, però, rispetto alle due misure, una canna lunga, per una questione di leve, ci aiuta nelle fasi di lancio per quanto riguarda anche la distanza di lancio raggiunta. Quindi è sempre un buon compromesso tra due fattori a riuscire per farci identificare la canna giusta per le nostre specifiche esigenze. Se noi abbiamo bisogno di fare qualche metro in più, ecco, opteremo per una canna più lunga. Se invece gli spot che frequentiamo sono non per forza dobbiamo raggiungere grandi distanze, magari abbiamo delle scogliere semiaffioranti proprio di fronte a quello che è il nostro spot di pesca classico, allora in questo caso possiamo optare anche per una canna più corta o semplicemente perché vogliamo avere quel feeling maggiore con le esche artificiali che utilizziamo, allora anche in quel caso utilizziamo una canna un po' più corta. La caratteristica però che deve avere comune è la qualità degli elementi costruttivi. Come potenza di lancio ovviamente ho inserito quello che è il range, no? Che va a definire anche il light spinning, quindi abbiamo detto che parlando di light spinning utilizzeremo esche artificiali che vanno tra i 3 grammi e i 10 massimo e quindi la nostra potenza di lancio dovrà essere orientata, la nostra potenza di lancio ideale della nostra canna, che in tanti casi viene definita anche come lure weight, lo possiamo trovare indicato direttamente in serigrafia sul fusto delle nostre canne o nelle specifiche tecniche, andiamo ad identificare una canna che ha come potenza di lancio ideale 3-10 grammi. Parliamo adesso anche del mulinello che va ad accoppiarsi con la nostra canna da pesca. Il mulinello è ovviamente una conseguenza della grandezza, del peso, della lunghezza della canna, perché deve andare a bilanciare il sistema pescante. Tuttavia, nel light spinning possiamo utilizzare mulinelli che vanno dalla taglia 2000 alla taglia 3000. Le caratteristiche che deve avere un mulinello è quella della leggerezza, della capacità di gestire fili trecciati, della presenza di un buon numero, di una buona qualità dei cuscinetti e quindi dei materiali che lo vanno a comporre. Quindi in merito anche alle nostre disponibilità economiche possiamo scegliere un mulinello più o meno costoso, più o meno con le qualità che noi dobbiamo ricercare per andare anche a completare il nostro sistema pescante equilibrato fra il costo e la qualità della canna e di conseguenza anche mulinello. Dobbiamo sempre bilanciare quello che è il nostro budget identificando
un rapporto giusto tra qualità e prezzo dell'attrezzatura, quindi canna, e dell'attrezzatura mulinello. Parliamo adesso anche dei fili. Abbiamo già detto che dobbiamo utilizzare, per motivi di trasmissione della sensibilità, della lunghezza dei nostri lanci, dei fili trecciati in lenza madre. In questa slide andiamo a capire anche quali sono le dimensioni del nostro filo ordinato per diametro nel libraggio. Per quanto riguarda la lenza madre, utilizzeremo dei trecciati che vanno tra le 10 e le 12 libbre, che corrispondono più o meno, dipende anche un po' dal brand che sceglieremo, tra lo 0,14 e lo 0,16 di diametro. Più sottile sarà il filo che utilizzeremo in lenza madre, più faremo distanza, però di contro, come contro, abbiamo una minor risposta come carico di rottura, sia alle eventuali catture di pesci, ma anche alla tenuta dei nodi, perché dobbiamo sempre avere un rapporto equilibrato fra quello che è il trecciato utilizzato in lenza madre e il nostro terminale. Come terminale io consiglio dei fluorocarbon che vanno dalle dimensioni di 0,25 fino allo 0,28. Ovviamente possiamo anche salire o variare, diciamo, la nostra scelta, però ecco, quello da considerare è sempre un rapporto equilibrato fra il trecciato e la nostra lenza terminale, per salvaguardare anche la tenuta dei nodi tra fili equivalenti. Il capitolo delle esche artificiali legate al light spinning è un capitolo molto complesso, andrebbe definito in un video a parte, però diamo anche delle indicazioni, no, su quali sono le esche artificiali da considerare nelle nostre battute al light spinning. In questa slide vi mostro quelle che sono le principali tipologie di esche che noi utilizziamo, ordinate secondo anche una sequenza di caratteristiche di materiale. Partiamo dalle soft bait, le imitazioni in gomma che tanto piacciono a chi pratica la pesca spinning, e grazie anche alla grande efficacia in pesca in termini di catture. Quindi possiamo utilizzare dei worm, dei minnow, degli shad in gomma. Molto spesso possiamo preferire dei sistemi pescanti dove il corpo dell'esca è già integrato nella testina piombata, e quindi andiamo a preferire delle imitazioni già complete, come ad esempio il Black Minnow. Per quanto riguarda le altre esche artificiali rigide, possiamo trovare i classici top water come i popper, i VTD, che non devono mai mancare nella nostra cassettina di esche artificiali. Ovviamente anche in questo caso la grandezza, il peso di queste esche artificiali varia tra i 3 e i 10 grammi, siamo nell'ambito del light spinning. Allo stesso modo possiamo considerare dei minnow come i jerk, come i darter, come i lipless, perché comunque ci vanno a completare anche un po' quello che è il range di profondità dove noi possiamo andare ad intercettare i nostri predatori. A completare il nostro sistema di pescante per quanto riguarda le esche artificiali, parlando di light spinning, non possiamo fare a meno di considerare anche i jig, che in questo caso vengono definiti proprio micro jig, perché i jig classici vanno da un peso di 30 grammi in poi, mentre in questo caso, utilizzando dei piccoli jig che partono dai 3 fino ai 10 grammi, possiamo considerare questa tipologia di esche artificiali come dei micro jig. Parliamo un po' anche delle tipologie di spot che noi possiamo considerare nelle battute a light spinning. Il porto, sia la parte interna che la parte esterna, penso sia una delle
postazioni di pesca ideali per praticare il light speeding, ma allo stesso modo possiamo pescare dalla scogliera, sia quella artificiale che quella naturale, e possiamo anche considerare delle pescate, delle battute di pesca dalla spiaggia. Dipende anche un po' dalla regione in cui siamo e dagli spot che abbiamo nei pressi della zona dove viviamo. Allo stesso modo possiamo praticare il light spinning nei pressi della foce, sia lato esterno ma anche il lato interno, che sappiamo bene essere un po' la patria della spigola, quindi si presta davvero in modo ottimale la nostra azione di pesca, light spinning e spigola. È un connubio davvero ottimale che è capace di portare grandi soddisfazioni ai praticanti. Per quanto riguarda gli spot di pesca, nella slide precedente abbiamo parlato di quelli che sono gli habitat classici per la pesca a light spinning in mare. Tuttavia, il light spinning può essere praticato anche in acqua dolce, in acqua salmastra, all'interno dei fiumi, nei laghi, nei torrenti, in contesti di street fishing, quindi contesti anche cittadini, nei fiumi e nei laghi a stretto contatto con le nostre città. Quindi il light spinning può essere praticato ovunque ci sia la possibilità di pescare, e in alcuni contesti è l'unica soluzione che noi possiamo praticare per riuscire ad essere efficaci in termini di cattura. Parlando sempre del contesto salt water, quindi pesca in mare, quali sono le condizioni ideali per poter praticare il light spinning? Ne ho identificate soprattutto due, come vi mostro in questa slide. Con il mare calmo o il mare poco mosso, le nostre chance di catturare con un approccio light sono quelle ottimali. Tuttavia dipende anche molto dallo spot in cui siamo, dal periodo dell'anno in cui siamo, dalla regione in cui ci troviamo, quindi diciamo sono delle caratteristiche anche da andare ad esaminare caso per caso. Però tendenzialmente con il mare calmo e il mare poco mosso, con il light spinning aumentano le possibilità di cattura, ma soprattutto di essere maggiormente efficaci in pesca rispetto a condizioni di mare molto mosso, dove per forza di cose dobbiamo considerare esche più pesanti e quindi approcci medi o approcci pesanti. Quindi, per fare anche un recap di quelle che sono indicazioni ideali per praticare il light spinning in mare, identifichiamo il mare calmo, il mare poco mosso, perché magari andiamo ad insidiare delle specie di pesci che possiamo trovare un po' tutto l'anno, un po' con le condizioni più favorevoli di mare che possiamo trovare magari nel periodo estivo, per tanti pescatori che pescano unicamente in estate per esempio, e troviamo maggiormente la condizione di mare calmo. Quindi con gli approcci light aumentiamo le nostre chance di cattura, soprattutto utilizzando le esche di questa tipologia di grandezza, di peso, per insidiare magari dei pesci che non sono di grande mole, ma che comunque possiamo insidiare con la tecnica del light spinning. Cari amici, siamo alle battute conclusive di questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, commentate questo video per farmi sapere la vostra opinione in merito al light spinning, e noi ci vediamo il prossimo video. Come sempre, lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!